Sale questa musica, sale come un trionfo, è un trionfo di accordi, di intensità. Sono trascorsi 36 minuti dopo le 9, ma è come se con un filo di voce, pur influenzati, si riprende tutta un'energia che ci viene trasmessa da un altro grande esempio. Lei è in diretta con noi, tra l'altro, ed è la mamma di Daniele Franceschi, e io la saluto con grandissimo affetto, la signora Ciro Antignano. Signora Ciro, buongiorno. Buongiorno. Grazie, buongiorno per aver accettato il nostro invito. Prego. Daniele Franceschi è morto nel carcere di Grasse, la madre arrestata con l'accusa di vilipendio alle istituzioni francesi. Sono gli stessi francesi che hanno il presidente Sarkozy ubriaco, che al summit aveva incontrato in una conferenza internazionale, la stampa internazionale. Ma perché questa madre si è spinta con un coraggio inaudito, che è tipico di le mamme, a dire questo? E allora ecco che la parola, giustamente, la lasciamo proprio alla signora Ciro Antignano per ricostruire la storia del suo ragazzo. Cosa è successo a Daniele, signora Ciro? Daniele stava lavorando, l'hanno chiamato due amici e dicendo che andavano a Nizza dentro un casinò. Dice: vieni anche te, si fa una girata, no? E lui, poverino, innocentemente, io non voglio, non è che lo voglio difendere, ma la cosa è andata così perché c'ero anch'io. È uscito da lavorare alle 4:30 e sono andati a questo casinò. E mi ha detto: mamma, tanto stasera tardi ritorno. Io la mattina mi sono alzata, ho visto che il letto era vuoto, ho detto: oddio, dico, è successo qualcosa. Sicché ho chiamato da tutte le parti, ospedali, autostrade, e nessuno mi sapeva dire niente. Sono stata 3 giorni senza avere notizie, di cui io mi sono, mi sono data da fare per sapere dov'era questo mio figlio, perché non si trovava. E poi mi dissero che l'avevano arrestato e era a Grasse per una carta di credito clonata. E lui c'è stato 5 mesi dentro questo carcere senza avere un processo o qualcosa per dire che il ragazzo, insomma, quanto tempo ci doveva stare, diciamo, no? Certo. E il ragazzo poi addirittura aveva scritto anche una lettera al console italiano a Nizza, che purtroppo è risultato invase per via delle autorità francesi, che non si sa il perché non l'hanno fatto entrare. Il 31 d'agosto io ero da Padre Pio e ero andata a fare una gita laggiù con una lettera a mano di mio figlio che gli avevo scritto, che oltretutto avevo anche toccato Padre Pio con questa lettera, che me lo aiutasse. E invece quando arrivo a casa, diciamo in un paese lì vicino, mi arriva una telefonata da mio figlio dicendo che avevano chiamato i carabinieri e che mio figlio era morto. Si può immaginare lei in che condizioni sono partita. Sono arrivata a Viareggio e a Viareggio m'aveva detto mio fratello: guarda, non c'è andare perché ha telefonato il direttore del carcere dicendo che fino al 31 non fanno l'autopsia, quindi di non muoversi. Ma io in quello stato lì, si può immaginare, ho detto: non mi interessa, vado all'ospedale e sto lì, anche se non lo posso vedere, lui sa che sua madre è giù. E sono andata là. E quando sono andata là ho parlato con degli infermieri che erano lì e gli ho detto: ma quando è che fate questa autopsia? Dice: signora, dice, il 31. Dice: perché il 30 c'è un altro Franceschi Daniele? Ora, lei mi deve dire se ci sono due Franceschi Daniele, insomma, vabbè. E io ho detto: va bene, allora si ritornerà. Il 30 però io, come al solito, sono andata lì per fare compagnia a mio figlio, diciamo così, mi sentivo di fare così, ecco. E sono andata là e ho visto un dottore che usciva con questa valigetta dove c'erano tutti, avevano fatto questa autopsia all'altro Franceschi, io pensavo. Mentre invece vengo, quando il 31 mi fanno vedere mio figlio era già tutto imbalsamato, era tutto fasciato,
e aveva tutto il ghiaccio sui baffi. Ora, se uno lo porta a fare un'autopsia, è logico che non deve essere congelato, no? E non mi torna già il discorso, non mi torna già lì. Insomma, la conclusione è che mio figlio gli hanno levato tutti gli organi, tutti, non c'è rimasto niente, perché il dottore nostro che fa le autopsie ha detto, dice, ma cosa mi avete mandato? Perché non c'è rimasto niente da vedere. Non c'era rimasto niente, neanche gli occhi, né il cervello, non c'era niente. Il ragazzo era vuoto, tutto aperto, aveva perfino le gambe aperte. Ora io dico, ma se è morto di infarto, per quale motivo me lo hanno aperto così? Per dove sono questi organi? Non mi sanno dire dove sono, un pezzo è a Tolone, un pezzo è a Marsiglia, un altro pezzo... Ma per quale motivo non mi devono dare i miei gli organi? Sono miei, sono di mio figlio, mi appartengono. Io è questo perché combatto per questo, perché la morte dice sì, è morto di infarto, ma fatemi vedere qualcosa, datemi qualcosa in mano. Non ti fanno vedere niente. Immaginiamo lo stesso infarto che ha ucciso Marcello Lonzi. Certo, come altri, sì. Perché sono tutti morti di infarto. Guardi i casi, tutti i ragazzi giovani che muoiono di infarto. Sì. Io non riesco a capacitarmi, perché sono una madre e capisco la signora Ciuffi, le capisco tutte, perché sono cose queste qui che non tornano. Anche la signora Ciuffi ha visto le fotografie. Non l'ho sentita privatamente, Maria Domenica, e mi sembra di... Siete su questa frequenza. Siamo sullo stesso livello, sì. Siamo allo stesso livello. Io ho visto le foto e guardi, è una cosa orribile proprio. Anch'io ho quelle di mio figlio e non mi tornano per niente. Io sono andata anche a Parigi, mi sono incatenata per vedere se riuscivo ad avere questi organi. E non c'è stato verso. Che cosa gli hanno detto, signora? Mi hanno promesso che mi avrebbe chiamato e che mi avrebbero fatto andare laggiù e mi avrebbero spiegato le cose. Invece io non ho ancora sentito niente. Io il 25 di novembre ci ritorno. E perché le hanno detto? Io ovviamente una persona così arciforte, cioè poi il dolore di una madre si trasforma in una forza invincibile. Cosa gli hanno detto questi disgraziati? Perché avevano espiantato tutti gli organi di suo figlio? Non dicano niente, è quello il fatto, che non dicano niente. Le autorità... Sulla perizia ci sono 5 persone che devono fare il carcere per 5 anni, ma non ci sono nomi, non ci sono cognomi, non c'è niente, non si sa niente su questa perizia. E questi fantocci dei nostri politicanti? Sì, questi sono proprio fantozzi, ha detto proprio bene. Sono stata 3 volte da Frattini e 3 volte mi dice sempre le stesse cose, che loro hanno fatto di tutto, però siccome la Francia ha altre cose diverse da noi e quindi loro più di tanto non possono fare. Ma come non potete fare? Cosa ci vuole a fare una telefonata a questo Sarkozy che smuovi un pochino le cose? Per quale motivo non lo fanno? Io è lì che mi arrabbio, perché dico, ma stati tanto gentili, tanto carini all'inizio, sembrava che facessero Roma e Tona, certo. Invece non avevano fatto niente. Sa qual è la categoria che subisce ufficialmente meno trapianti nel mondo? Sono 2. I politici e gli altri prelati religiosi. Resti con noi, signora Cira.